La cantina si trova a Monti, a soli 15 minuti da Olbia, dalla costa di Olbia. È un paese collinare. I vigneti si trovano a 350 metri sul livello del mare. La nostra è una zona vocata per la produzione del vermentino di Gallura di OCG. La nostra è un'azienda a conduzione familiare. Nasce nel 1980, quando mio padre, insieme a mia madre e al fratello di mio padre, decisero di dedicarsi alla campagna e quindi alla tradizione agricola della famiglia. I primi vigneti risalgono agli anni 50. Mio padre, appunto, decise di dedicare a loro tutta la cura necessaria e quindi rimpiantare e coltivare nuovi vigneti. Da questo diciamo che tutto prende forma e quindi attraverso la nostra terra di Gallura, attraverso i nostri prodotti siamo riusciti a far conoscere e a rappresentare al meglio la nostra terra di Gallura. Il primo nato della cantina Tani è il Taerra. È un vermentino di Gallura di OCG superiore, da uve 100% vermentino in purezza. Il microclima in generale ci permettono di ottenere un prodotto con una particolare mineralità e persistenza. Anche il caldo estivo conferisce ai nostri vermentini particolare sostanze aromatiche. Per quanto riguarda i vini rossi, produciamo un IGT Isola dei Nuraghi che fa un invecchiamento circa di 18 mesi in legno e un Cannonau DOC, 100% Cannonau. L'ultimo nato della cantina Tani è il Passito. È un passito botrizzato, diciamo che l'umidità della notte e il caldo del giorno hanno permesso di ottenere questo prodotto qua. È un passito da botrytis cinerea nobile ottenuto dalla pianta. Per quanto riguarda il passito, posso dire che ha avuto un grande successo. L'abbiamo avuto la possibilità, il Portocevo Wine Festival è stata l'occasione per presentarlo ai nostri clienti, agli appassionati di vino, agli operatori del settore, e devo dire che ha avuto un riscontro molto positivo. È stato molto apprezzato e non possiamo che essere più che soddisfatti.